Radio Incontro Donna è con noi un altro ospite in collegamento telefonico. Sto parlando del presidente e regista anche dell'associazione Roma Restyle, appunto fondata da Michele Vitiello, che è in collegamento con noi per raccontarci cosa accadrà oggi a Napoli. Pronto? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, buongiorno. Allora, noi sappiamo, Michele, che tu hai messo su tutta questa rassegna artistica in punta di donna, che ovviamente è a favore del mondo delle donne. Ci sono tantissimi artisti, date la possibilità appunto anche artisti emergenti di farsi conoscere. Farete un vero e proprio tour delle città italiane. Oggi siete a Napoli per fare cosa? Raccontamelo tu. Sì, oggi siamo a Napoli, a Largo Enrico Berlinguer, per un flash mob dedicato alla donna e contro ogni forma di violenza. Così si parte con l'iniziativa in punta di donna, con la primissima attività appunto a Napoli. Certo, le vostre attività, come abbiamo detto, sono in riferimento all'arte in generale, però a quanto ho capito voi avete tratterete tantissimi temi, no? Come temi anche vicini ai nostri, quelli di Radio Incontro Donna, come l'ambiente, nuove idee anche a livello culturale, di crescita, quindi insomma sono temi importanti. Assolutamente, che sì. Vi danno tanto da fare. La nostra associazione nasce inizialmente con una particolare attenzione a Roma e alla romanità, però poi ovviamente non ci siamo fermati all'antropologia o all'arte capitolina e siamo andati oltre con tematiche dedicate al sociale, all'individuo, al benessere generale della vita, che è anche ambiente, quindi rispetto per il mondo in cui viviamo, coinvolgendo le scuole, le istituzioni, associazioni e fare rete. Questa è la chiave più fondamentale per raggiungere l'obiettivo. E oggi con i social, fortunatamente, diciamo, perché spesso è un mezzo piuttosto bistrattato, però questo ci aiuta a ottimizzare anche i tempi e arrivare maggiormente alle persone che sono coinvolte in alcune problematiche. E lì c'è anche chi fa comunicazione, fa intrattenimento, come nel tuo caso, riesce a dare un giusto contributo anche nell'ambito del sociale. Voi siete patrocinati oggi anche dal Comune di Napoli, giusto? All'assessorato alle pari opportunità. Esatto, anche dalla Campania, e per questa iniziativa abbiamo l'adesione della Presidenza del Senato, quindi di Pietro Grasso, e tra l'altro mi fa piacere nominare la senatrice Rosa Maria Di Giorgi, che sarà con noi il 7 aprile sempre qui a Napoli per la conferenza Palazzo San Giacomo. Le istituzioni sono molto vicine a noi e alle associazioni che si occupano di questi temi così delicati. Ed è importante che loro ci siano, perché rende ufficiale tutto l'impegno che poi viene fatto da noi come cittadini, perché alla fine noi siamo addetti ai lavori, ma siamo prima di tutto dei cittadini. Quindi il supporto dello Stato, del governo, è fondamentale. Noi sappiamo che i vostri impegni saranno altri, tanti altri, e ci risentiamo il 31. Mi raccomando, un appuntamento che prendo qui sull'agenda di Radio Incontro Donna direttamente con te, perché in punto di donna è una rassegna molto importante che dà, come abbiamo detto, spazio non solo al mondo delle donne, all'arte, ma in generale a tutti quelli che hanno sicuramente qualcosa da dire nell'ambito della cultura e non solo. Michele, un'ultima battuta? Sì, noi vi aspettiamo numerosi, invito gli ascoltatori a unirsi alla nostra pagina ufficiale di Roma Restyle o In Punta di Donna. Così ci seguono con le prossime attività e ci vediamo alle ore 12 a Largo Berlinguer su Via Toledo a Napoli, e poi ci risentiamo il 31 per le altre date. Voglio ringraziare Radio Incontro Donna per questa partnership per noi fondamentale, e speriamo di portare avanti altre iniziative. Assolutamente sì, grazie anche da parte nostra, e vi saremo vicini in tutte le vostre iniziative. Grazie ancora da Radio Incontro Donna. Grazie e un saluto a tutti, buona giornata.